en la casa. Todo el mundo a quitarse el top. Siamo con il preside della scuola elementare Edoardo De Filippo, Vincenzo Daniello. Allora, signor preside Daniello, volevamo sapere per lei quanto è importante ospitare questo premio? Questo premio è importante, molto importante per la scuola, perché bisogna risalire all'origine, no? Alla partenza, il motivo per cui è stato istituito. È stato istituito nel momento in cui un nostro alunno per una malattia cattiva, è morto prematuramente. Quindi si è creata una forte emozione nella scuola, nel territorio, e il rapporto con la famiglia, che era un rapporto ordinario della scuola con la famiglia, è diventato un rapporto affettivo molto forte. Ci siamo sentiti uniti, insomma, diciamo, in un solo dolore, e abbiamo pensato di istituire qualcosa che potesse restare nel tempo, perpetuare il ricordo di Carmine Gargiulo. E quindi negli organi collegiali abbiamo istituito il premio poesia Carmine Gargiulo. E non era per niente nelle nostre intenzioni fare dei libri, no? Pubblicare dei libri di poesie. Voleva solo essere un concorso interno, solo che poi alla fine del primo anno, nel 2007-2008, quando è stato istituito, ci siamo ritrovati con una mole enorme di produzioni poetiche, e ci siamo chiesti: ma queste non possono essere disperse? E allora abbiamo deciso di raccoglierlo in un volumetto, e da allora poi ogni anno stiamo replicando il concorso e stiamo pubblicando il libro di poesie Emozioni in poesia, dedicato appunto a Carmine Gargiulo. Bene, allora lei è stato quindi preside durante il corso del ragazzino qui. Ci può lasciare un ricordo di questo ragazzino come studente? Ecco, io vi posso dire che questo Carmine era uno studente modello, era molto studioso, e vi posso dire che anche durante la malattia, no, che è stato piuttosto, ha avuto un decorso piuttosto lungo, quando lui, perché lui poi faceva ospedale, casa, scuola, siccome lui aveva questo grande desiderio, no, di raccordarsi, insomma, con i compagni, con gli amici. Però siccome le difese immunitarie erano molto basse, allora c'era il rischio che lui potesse contrarre delle infezioni in ambito scolastico. E allora che cosa abbiamo pensato allora? Di mandare la scuola a casa. Una volta, due volte a settimana, tre o quattro amici, insomma, per volta, andavano a casa di Carmine e studiavano, facevano le lezioni insieme. E quindi, insomma, diciamo, anche in questa circostanza si è rinsaldato il rapporto. Però lui era molto studioso, figuratevi che da Milano ci telefonavano perché volevano l'assegno, volevano i compiti che questo bambino, insomma, diciamo, voleva essere preparato per quando veniva a scuola, per fare la sua bella figura, per essere all'altezza della situazione. La ringrazio. Eccoci con Gargiulo Raffaele, padre di Carmine Gargiulo. Allora, signor Gargiulo, per quale motivo vuole ricordare la memoria di suo figlio attraverso un concorso poetico? Questa è una delle tante iniziative della famiglia Gargiulo, perché oltre a queste noi abbiamo anche aperto un'associazione Amici di Carmine. Lo scopo è quello di sensibilizzare la donazione del midollo e del sangue, e siamo accreditati alla struttura ospedaliera di Nocera Inferiore Umberto I, quindi al reparto di oncologia pediatrica di Nocera. Abbiamo fatto delle raccolte dei fondi che l'abbiamo sempre destinato al reparto di oncologia pediatrica, e poi, visto che Carmine era uno studente modello, la scuola gli ha anche dedicato un'aula multimediale al plesso del Perraro,
Quindi sono tante le iniziative che facciamo, abbiamo fatto dei concerti anche sempre per raccogliere fondi. Invece questo concorso di emozioni in poesia nasce proprio per trasmettere ai ragazzi la voglia di leggere, perché a volte anche per curiosità, per vedere cosa hanno scritto gli amici, e questa raccolta che noi facciamo ogni anno se la leggono tutto ad un fiato, quindi abituiamo i ragazzi anche alla lettura, quindi è un modo come un altro per ricordare Carmine. Bene. Ci può lasciare un ricordo appunto di suo figlio? Ricordo ne ho tanti di Carmine, in particolare che, come ha detto prima il dirigente, avevo una voglia di apprendere fuori dal normale. Purtroppo è venuto meno e quindi mi commuovo pure a pensarlo. E lui quando veniva, la cosa che gli ha mancato molto è stata quella di non poter frequentare la scuola. Questo... Va bene, e hanno partecipato in molti quindi a questo concorso? Quindi questa è l'ottava edizione che facciamo, quindi sono 8 anni, abbiamo più di 300 testi, tutti pubblicati, perché tutti i testi vengono pubblicati ogni anno in questa raccolta che regaliamo poi a ogni bambino. E quindi cresce di anno in anno, ci sono vari istituti anche da fuori del comprensorio che partecipano. Un anno ha partecipato Ostia Lido, quest'anno Giuliana, abbiamo scuole di Avellino, cioè il concorso si sta allargando, lo scopo nostro è quello di farlo crescere. Quindi speriamo di continuare su questa strada e di farlo crescere sempre di più. Ci sono stati dei cambiamenti in questi 8 anni di edizione? In positivo sì, perché i testi aumentano sempre di anno in anno, quindi vuol dire che viene seguita anche da altri comprensori scolastici, non è l'unico il circolo didattico di Santa Maria la Carità che è partecipa. Quindi penso che il progetto sta andando avanti bene e quindi speriamo che cresca sempre di più.